Buongiorno e buon sabato, apriamo con la politica. Draghi dice no al secondo mandato, il nostro primo servizio. Un secco no alla domanda su una sua eventuale disponibilità per un secondo mandato arriva da Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri che ha esaminato il decreto aiuti ter. Tanto è bastato a stroncare le speranze di Renzi e Calenda che hanno fatto del secondo mandato di Draghi il cavallo di battaglia della campagna elettorale. Ma il Premier è chiaro anche sullo scostamento di bilancio. Tra i 14 miliardi del DL aiuti e i 17 del decreto bis in corso di approvazione si arriva a circa 31 miliardi che sembra rispondere alla richiesta di scostamento di 30 miliardi, a meno che non si voglia chiedere chiosa uno scostamento ogni mese. Si parla del nuovo governo, valuterà la necessità di andare in deficit, si assumerà la responsabilità però di esporre l'Italia ad un rischio potenziale finanziario. Quello che noi diciamo è che servono tante risorse e quelle tante risorse servivano però, e lo dico chiaramente a Salvini, nell'operatività di un governo che lui ha deciso di fare cadere, che quindi oggi non si trova più nelle condizioni di poter agire come avrebbe potuto agire. Per il PD in linea con Fratelli d'Italia, almeno su questo la soluzione è l'extragettito. Redistribuire a famiglie e imprese ogni euro di tasse in più incassate dallo Stato, che sta guadagnando dal caro energia perché entra più IVA e più imposte indirette. Due, andare a prendere tutti gli extra profitti che le imprese stanno realizzando, che sono nell'ordine delle decine di miliardi di euro. Noi siamo convinti che con queste due fonti di entrata si possono mettere sul piatto le risorse che servono. Lo scostamento è un'extrema ratio. Diversa invece la posizione dei grillini, convinti che sia meglio un debito buono piuttosto che la recessione. Qual è la motivazione per cui dicono che lo scostamento di bilancio fa male? Perché è debito che graverà sulle spalle dei giovani di oggi, ok? E la recessione su che spalle graverà? Sempre sui giovani di oggi, ok? Ma se tu fai un debito buono, mantieni in vita l'attività economica e fai lavorare i giovani. E Giorgia Meloni torna a Bari per aprire l'ultimo miglio della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Una sorta di liturgia laica nella quale il nostro presidente nazionale parla con i pugliesi e con i baresi e dice cosa vorrà fare dell'Italia. Una liturgia laica la definisce il segretario regionale Marcello Gemmato. Giorgia Meloni torna a Bari per aprire l'ultimo miglio della campagna elettorale. La leader di Fratelli d'Italia sceglie Piazza San Ferdinando, luogo storico della destra pugliese, per tirare la volata ai suoi. Nelle scorse ore riunioni organizzative nel quartier generale del partito, nel capoluogo. Se dovessimo vincere le elezioni, c'è una nuova classe dirigente che ambisce, dopo anni in cui non c'era corrispondenza fra chi leggevamo, chi votavamo e chi poi in realtà governava, finalmente ci troviamo di fronte alla possibilità di esprimere un governo direttamente eletto dal popolo con una donna alla guida dello stesso. Non senza il timore di contestazioni, spiegano, dopo le parole del governatore in occasione della presentazione del Piano Sud con Enrico Letta, il clima resta teso, gli ex AINE denunciano scritte ingiuriose all'indirizzo del castanese Ignazio Zullo, candidato al Senato, nei pressi delle pensiline del bus in Piazza Garibaldi nella sua città. La questione è anche finita con una denuncia, querela alla Procura della Repubblica. Quindi il programma di Fratelli d'Italia principalmente è incentrato sul più assumi e meno paghi e principalmente nel mettere in collegamento le aziende con i neolaureati e neodiplomati. Questo perché? Perché siamo indubbiamente una risorsa fondamentale per l'Italia. In tutto questo è anche previsto un liceo Made in Italy proprio per recuperare tutti quelli che sono i settori alla base dell'economia dell'Italia. E tour elettorale in capitanata per l'attivista Ilaria Cucchi, candidata in Puglia per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Questa è la mia battaglia, sono deciso di scendere in politica esattamente per questo, per portare la voce di tutti, dei cittadini, di tutti i cittadini e soprattutto degli ultimi, che sono quelli che non hanno voce. Noi assistiamo in queste settimane a tanti slogan elettorali, ma io ritengo, personale opinione, che siano assolutamente vuoti di contenuti. Tour elettorale in capitanata per l'attivista Ilaria Cucchi, candidata in Puglia per l'Alleanza Verdi-Sinistra, capolista al Senato nel collegio plurinominale. Per lei è Stefania Russo, candidata nei collegi di Foggia e Bat, come capolista alla Camera dei Deputati, una serie di appuntamenti tra Cerignola, Ortanova e Foggia per visitare alcune realtà sociolavorative importanti della Teradauna e incontrare amministratori locali, elettori e simpatizzanti. A chiudere il tour in capitanata un incontro dibattito dal titolo «Dalla parte degli ultimi, dalla parte dei diritti», si affoggia in piazza Federico II, in cui le candidate hanno dialogato con associazioni e cittadini.
Sicuramente qui è un territorio particolarmente problematico per quanto riguarda la criminalità, questo è vero, ma è altrettanto vero che in questo territorio ci sono delle realtà, a mio avviso, meravigliose, in cui ci sono cooperative, associazioni che si mettono in prima linea proprio per combattere il fenomeno della criminalità, fornendo delle strade alternative, per esempio all'ex detenuti, così come agli immigrati, così come agli emarginati. E nuova puntata del dibattito politico su Antenna Sud, interviene Bonelli De Verdi per parlare di caro energia ma anche di fonti rinnovabili. Prosegue lo speciale politiche del punto di Manila Gorio. Su Antenna Sud tutte le sfumature del dibattito per la corsa a Palazzo Chigi. Nell'ultima serata il talk si è acceso su caro energia, il caso dei fratelli Caridi arrestati per tangenti al comune di Otranto e ancora le recenti parole usate da Emiliano che auspica una Puglia a Stalingrado d'Italia. Da qui non passeranno, aveva detto il governatore riferendosi agli avversari. Noi non abbandoneremo il campo, sputeranno sangue. Parole che hanno infuocato Fratelli d'Italia e che ancora stanno coagulando il gossip politico di questi giorni. Temi, ma anche protagonisti e candidati. Ad aprire la puntata Angelo Bonelli, leader dei Verdi, con le sue proposte sul caro energia. Il caro energia è una priorità per noi. Innanzitutto sono necessari dei provvedimenti che introducono e ripristino il tema della giustizia sociale. Nei primi sei mesi del 2022 l'ENI ha conseguito un utile del più 670%. Questo grazie alla speculazione del gas. Si è accumulata quindi una ricchezza enorme da parte delle società energetiche italiane che il governo stima tra i 40 e i 50 miliardi di euro. Vede, da una parte si è accumulata una grande ricchezza e dall'altra parte si sta accumulando una grande povertà. E questo francamente è inaccettabile. Quindi la prima questione è restituire questi soldi a imprese e famiglie. Non si tratta di fare alcun esproprio, si tratta di ripristinare il giusto, perché si tratta di extra profitti. La seconda questione è che va messo immediatamente un tetto al prezzo del gas. Noi non possiamo pensare che 120.000 imprese nel nostro paese chiudano, con le conseguenze dal punto di vista occupazionale e sociale, e che le famiglie vedano sestuplicare le proprie bollette. È urgente questo provvedimento. E la terza questione è quella delle rinnovabili. L'onorevole Tarantina Vincenzo Labriola lascia Forza Italia e dichiara: non solo non sono sostenuta, ma anche intralciata dagli altri componenti del partito. Il percorso in Forza Italia per me finisce qui. L'annuncio dell'onorevole Tarantina Vincenzo Labriola arriva durante il suo ultimo intervento nella 28ª legislatura alla Camera dei Deputati. Una decisione sofferta, causata, spiega, dagli stessi componenti di Forza Italia oggi in campagna elettorale che non mi hanno sostenuta, ma non soltanto, hanno anche intralciato il mio lavoro per Taranto. Le premesse con le quali il presidente Berlusconi mi accorse nel partito nel 2017 le ricordo bene. Furono di dominio pubblico e mi motivarono fortemente a continuare il mio impegno politico. Le premesse con le quali mi si incaricava di occuparmi dei problemi atavici della mia città, Taranto, le ricordo ancora meglio e sono state il mantra della mia attività parlamentare in questa legislatura e non solo. Oggi mi trovo a mio malgrado a dover affermare con certezza che le stesse premesse sono state disattese, non certo perché non me ne sia occupata, ma per il mero spirito personalistico e individualista di chi, proprio all'interno del mio partito, ha tentato in ogni modo di oscurare, celare, commissionare, denigrare il mio lavoro per Taranto e su Taranto. Allora parliamo, lasciamo la politica, ma parliamo di infanzia e adolescenza. Presentate a Bari le proposte sul tema. Infanzia e adolescenza al centro della politica anche a Bari. I parlamentari Dem Michele Nitti e Paolo Lattanzi incontrano gli addetti ai lavori per presentare le proposte del Partito Democratico a tema. Si tratta della diretta prosecuzione degli incontri già fatti a Roma e Napoli, un momento di condivisione dal basso con l'intento di renderlo stabile per strutturare l'indirizzo da portare in Parlamento sui temi. Parole d'ordine, coprogrammazione e incrocio tra lotta alla povertà minorile e costruzione del futuro che faccia della cultura la propria base.
base, soprattutto, spiegano, per i bambini e le bambine che dall'emergenza Covid e dall'impoverimento delle famiglie sono già i più colpiti. Io sono contento di ricordare l'assegno unico, il capitolo specifico dedicato all'infanzia nel PNRR, i fondi per gli asili nido. Credo che da qui dobbiamo ripartire e l'incontro con le associazioni nasce in quest'ottica. È giusto riportare al centro del dibattito politico e del dibattito pubblico più in generale il tema dell'infanzia e dell'adolescenza. È un tema molto importante da cui dipende il futuro del nostro paese. E dalla Puglia ci trasferiamo in Basilicata, il Consiglio regionale riunito in seduta straordinaria per parlare dell'emergenza sanitaria. In virtù di quanto emerso dalle audizioni effettuate nella quarta commissione consiliare, abbiamo ritenuto opportuno chiedere la convocazione di un consiglio regionale ad hoc. La richiesta dei consiglieri regionali Vizziello e Zullino, sottoscritta da altri 7 membri del Parlamentino lucano, ha visto la convocazione del Consiglio regionale lucano per discutere delle problematiche legate ai tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e alla condizione di difficoltà economiche e di crisi occupazionale delle strutture sanitarie private lucane. Diciamo la parte terminale di un percorso fatto attraverso le ultime commissioni dove il presidente Zullino e anch'io abbiamo voluto sostenere la causa di cui i lucani stanno pagando le conseguenze di una situazione emergenziale che è quella delle liste d'attesa, che di fatto ha eretto un muro che rende impossibile l'accesso alle prestazioni ambulatoriali. Una sanità con le liste di attesa ormai tempi lunghissimi, abbiamo il rischio di annullare quasi 400.000 prestazioni da qui fino alla fine dell'anno. Insomma, penso che ai cittadini di Basilicata sia quantomeno decoroso, dignitoso e rispettoso offrire loro quello che è il diritto più base costituzionalmente garantito, che è il diritto alla salute. La seduta, ancora in corso, è stata anticipata dalla rumorosa protesta dei lavoratori e degli imprenditori del comparto sanitario privato lucano, che da mesi denunciano le difficoltà che sta attraversando il settore, condizionato dal blocco di ben 44.630 prestazioni sanitarie. Ormai la crisi sanitaria è diffusa, è largamente diffusa su tutto il territorio regionale a causa dell'interruzione di prestazioni specialistiche e insieme c'è una crisi occupazionale incredibilmente paurosa, con il rischio di perdita di posti di lavoro, professionalità, un'ecatombe. Noi vorremmo che la giunta regionale, il governo regionale, il presidente della regione raccolga quello che abbiamo da dire in termini di soluzione di questa incredibile situazione. E cambiamo argomento: in ospedale a soli 2 anni per uno stato di incoscienza forse legato all'assunzione di sostanze stupefacenti. Aperta un'inchiesta. Un'inchiesta è stata aperta dal Tribunale per i minori di Lecce per fare piena luce sul bambino di 2 anni giunto al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce con il sospetto che potesse aver ingerito qualche sostanza stupefacente, probabilmente contenuta nella parte finale di uno spinello o qualcosa di simile. A far scattare i soccorsi è stata la nonna del bambino, preoccupata dal fatto che non riusciva a svegliare il nipotino che appariva in uno stato di incoscienza, giunto con codice rosso, privo di sensi, nel nosocomio leccese. Tra gli accertamenti, il piccolo è stato sottoposto anche test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e che avrebbero dato esito positivo. Il bambino avrebbe masticato e poi ingerito i resti di uno spinello presente in casa e lasciato incustodito e forse scambiato per una caramella o per un dolciume. Fortunatamente ora il bambino sta bene e non corre pericolo. Una volta messo al sicuro, i sanitari hanno informato gli agenti del posto fisso di polizia del nosocomio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura di Lecce, che hanno avviato accertamenti sui familiari del bambino e relazioneranno l'autorità giudiziaria. Del fatto sono stati avvisati anche i servizi sociali. Ed è ricoverato ancora in prognosi riservata presso l'ospedale Perrino l'operaio sanvitese di 56 anni che ha perso un braccio a causa di un incidente sul lavoro. Non correrebbe pericolo di vita nonostante la prognosi resti riservata. L'operaio di 56 anni che ha perso un braccio in un incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 16 settembre nelle cave di Autigno situate sulla strada che collega Brindisi a San Vito Normanni. Il braccio sarebbe stato tranciato di netto da un rullo meccanico mentre l'uomo sarebbe stato intento a trasformare materiale inerte. L'allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo
nell'ospedale di Brindisi, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Da una prima ricostruzione pare che l'operaio, nonostante fosse gravemente ferito, sia riuscito a spegnere il rullo meccanico da solo prima di essere soccorso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi poi hanno recuperato il braccio e lo hanno affidato ai sanitari, che purtroppo non sono riusciti a ricomporre la spalla dello sfortunato operaio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi del caso anche gli agenti della squadra volante della questura di Brindisi e il personale dello Spesal. E Talzano piange l'operaio edile morto schiacciato dal crollo del solaio. Taranto piange un'ennesima morte bianca. La comunità di Talzano è sotto shock. Claudio Principale, 54 anni, operaio edile, non c'è più. Si è spento sotto le macerie mentre lavorava alla ristrutturazione di un'abitazione a Lizzano. Era molto conosciuto nella borgata, passeggiava in bicicletta con il suo cappellino e un inimitabile sorriso. Straziante l'immagine della sorella disperata giunta poco dopo la tragedia sul posto in via Ludovico Ariosto numero 5. A quanto pare Claudio, insieme al collega, aveva quasi completato la totale demolizione del solaio quando quello di una stanza è crollato improvvisamente. Una grossa trave lo ha travolto e non gli ha lasciato scampo. Appena è giunta la segnalazione, la corsa contro il tempo dei caschi rossi arrivati da Taranto e Manduria per estrarre vivi dalle macerie i corpi. Nel primo caso ci sono riusciti. Un altro operaio di 58 anni, infatti, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. La prognosi è di 30 giorni, diversi traumi che ha riportato e le costole rotte, ma non è in pericolo di vita. A breve intanto arriverà al magistrato la prima informativa da parte dello Spesal con la relazione che valuta ogni aspetto dell'incidente. Il cantiere era a norma, si stavano rispettando tutte le norme di sicurezza previste, interrogativi ai quali dovranno rispondere gli investigatori, la procura ionica è al lavoro. Le microspie rinvenute nel 2019 dal sindaco di Otranto nel suo studio. Per quel fatto i sospetti ricaddero sull'opposizione, ma probabilmente il sindaco già lo sapeva. Era il 25 gennaio del 2019 quando il sindaco Pierpaolo Caridi fece cambiare le luci della sua stanza installando delle lampade a LED. Proprio durante la sostituzione dei corpi luminosi vennero scoperti dei microfoni. Preoccupato, chiama l'allora comandante della stazione dei Carabinieri raccontando l'accaduto e l'intenzione di denunciare. Pierpaolo, sono Caridi. Ciao, scusami un attimo, cambiando le luci della stanza mia nell'interruttore abbiamo trovato una telecamera, una ricetrasmittente, quindi io mo voglio denunciare questo fatto perché non so da dove viene, da chi può venire. Siccome ci sono, vorrei che prendeste atto di queste situazioni. Qualche ora dopo le microspie, non ancora trovate, registrano la presenza nella stanza del sindaco di due donne, probabilmente con qualche apparecchio in grado di rilevare la presenza di microfoni o fotocamere. Spegni le luci, se trovi una luce che non è visibile ad occhio nudo, può avere una possibile fotocamera. Sì, al telefono devi andare, vai al telefono del sindaco. Ma tu sei sicura che funziona questo aggeggio? Scusa, qui dice spegni le luci per... Ah, addirittura. Se vedi delle luci vuol dire che... Adesso provo, scansione infrarossi, poi c'è scansione magnetica. La scansione magnetica è quella che passi così. Oh, mamma mia. Suona qua dentro, le cimici. Mamma mia, no, sta dicendo la verità. Guarda, se entro dalla stanza del sindaco suona. Vediamo al telefono? Sì, mamma mia, mi sta battendo il cuore. Secondo la procura era probabile che Caridi già sapesse della presenza di microspie perché qualche mese prima, ricevendo un ex magistrato, lo invita a spostarsi dal suo studio professionale per dialogare per strada. Probabile che la sostituzione delle lampade sia stata una messa in scena per farle venire fuori e bonificare il comune. Assolto per non aver commesso il fatto, il 24enne di Andria è imputato per l'aggressione squadrista del settembre 2018 a Bari. Il GUP del Tribunale di Bari, Francesco Mattiace, ha assolto per non aver commesso il fatto Fabio Silletti, 24enne di Andria, attivista di Casa Pound, imputato per riorganizzazione del disciolto partito fascista. Si tratta di uno stralcio del processo che inizierà a ottobre nei confronti di altre 18 persone, relativo alla presunta aggressione squadrista avvenuta a Bari il 21 settembre del 2018 nei confronti di un gruppo di manifestanti antifascisti dopo un corteo organizzato
alcuni giorni dopo la visita nel capoluogo pugliese dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Siletti, unico imputato ad aver scelto il rito abbreviato, la sera dell'aggressione fu identificato dagli agenti della Digos all'interno del circolo, sede di Casa Pound a Bari, dove sarebbe stato organizzato l'assalto squadrista. In quel luogo, chiuso da allora e tuttora sotto sequestro, i militanti di Casa Pound avrebbero raccolto armi e radunato uomini provenienti da tutta la Puglia in attesa del passaggio dei manifestanti antifascisti. Nello stesso luogo furono poi rinvenuti oggetti presumibilmente riconducibili all'ideologia fascista. La soluzione di Siletti era stata chiesta dallo stesso procuratore Roberto Rossi, ritenendo che la sua sola presenza in quel luogo non fosse sufficiente a ritenere che partecipasse alle attività di riorganizzazione del partito. Tanta paura ma anche tanti danni a seguito degli allagamenti a Margherita per una tromba d'aria. 10 minuti di inferno, tanta paura e danni ancora da quantificare. È il primo bilancio della tromba d'aria che questa mattina ha attraversato Margherita di Savoia. 10 minuti terribili di vento e pioggia con il cielo oscurato e le strade del centro cittadino che si sono allagate. Un evento straordinario come poche volte si è visto da queste parti, che ha provocato il crollo del carro ponte nelle saline. Una struttura che sino a 2 giorni fa era in funzione per raccogliere il sale dai bacini e creare quelle montagne di sale che sono una delle caratteristiche del centro termale. La violenza del vento ha spezzato il carro ponte senza creare danni alle persone, ma se da una parte si attende di quantificare il danno economico, dall'altra c'è il valore affettivo di un pezzo di storia della comunità margheritana. La tromba d'aria ha creato danni anche su Corso Vittorio Emanuele, dove erano allestite le bancarelle per la 3 giorni di festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata. E anche tra gli ambulanti, dopo la paura di questi 10 minuti terribili, è cominciata la conta dei danni. C'è chi ha perso tutto e chi prova a recuperare quel po' di merce risparmiata dalla furia del maltempo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare dall'acqua i piani più bassi e i tecnici della manutenzione per ripristinare i tabelloni pubblicitari. Non abbiamo capito niente, ombrelli che volavano, merce che si bagnava, non abbiamo capito niente. Io ho perso tutto, non ho capito niente, è volato tutto via. Penso che avevamo il diritto di essere avvisati che stava venendo un'allerta meteo. Tutto, guardi, se lei filma è evidente la cosa. Io voglio sapere, a me questi danni chi mi li paga? Ed è stato la cronaca, ed è stato condannato un allenatore barese per pedopornografia. Il GUP del Tribunale di Bari, Francesco Mattiace, ha condannato alla pena di 2 anni di reclusione e alla interdizione perpetua da attività che coinvolgano minori un 22enne di nazionalità greca residente a Bari, imputato per detenzione di materiale pedopornografico. L'imputato, studente fuori sede che si trovava nel capoluogo pugliese per motivi di studio, dove lavorava come preparatore atletico di adolescenti, fu arrestato in flagranza di reato nel novembre del 2021 perché durante una perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di centinaia di foto e video di natura pedopornografica. L'indagine della Polizia Postale, coordinata dal PM di Bari Lanfranco Marazia, è stata fatta in collaborazione con il Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online. Sui suoi dispositivi il 22enne avrebbe detenuto 329 file, immagini e 28 video dal contenuto sessualmente esplicito, si legge negli atti, ritraenti minori anche di tenera età, verosimilmente ottenuti attraverso la partecipazione a specifici canali presenti sulle app di messaggistica, sulle quali sono stati trovati altri 267 video e 632 foto della stessa natura. Ed ora parliamo della Puglia del turismo di lusso. In Puglia esistono 44 strutture classificate come hotel 5 stelle e 5 stelle lusso per un totale di 4.500 posti letto, l'1,5% del totale. Nel 2021 sono stati registrati 94.000 arrivi per 310.000 notti, il 3% degli arrivi in regione, la componente straniera è pari al 37%, valore nettamente al di sopra della media regionale del 25%, con introiti che ammontano a circa 40 milioni di euro all'anno. La regione Puglia cerca di rafforzare la sua immagine nel mondo partecipando al Pure Life Experience a Marrakech, l'appuntamento che da oltre 10 anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo. Oltre 500 sono i buyer presenti a questa edizione. A novembre la Puglia invece ospiterà il nuovo appuntamento internazionale Do Not Disturb 2022 dedicato alle esperienze di viaggio. È un evento stupendo, io ho la fortuna di partecipare già da qualche anno,
con Borgo Ignazia, e da qualche anno a questa parte per fortuna siamo in buona compagnia di altri colleghi pugliesi, e rappresenta il mondo dei viaggi che fanno per noi. È stata una fiera particolare che ci ha messo in mostra rispetto a tutto il resto del mondo, a tutti gli operatori che è possibile incontrare qua e che uno cerca chiaramente di coltivare e di catturare, ma ha creato delle ottime sinergie fra noi che saremmo dei competitor, oggi alcuni sono diventati degli amici. Siamo molto felici e orgogliosi di partecipare a queste fiere insieme a Puglia Promozione, sicuramente perché è un'occasione importante per noi per dare visibilità a una regione fantastica e anche per fare networking con i nostri colleghi. Ed ora parliamo di cultura, ma anche di bellezze e sapori di Puglia. Un nuovo progetto per dare impulso ulteriore al turismo del nostro territorio e valorizzare il brand Puglia nasce il The Tom's Puglia NFT Tourism. Non casuale lo stemma, i pomodori ciliegini che rappresentano storia, bellezze e soprattutto sapori della Puglia. Un'idea che è nata da quattro professionisti che da 5 anni fanno da rete tra Bari e Taranto nel mondo della comunicazione e degli eventi. Viene coinvolto, tra le varie cose, il settore economico, anche se l'obiettivo principale è quello di mettere in connessione turisti e aziende attraverso la tecnologia NFT e blockchain. Attraverso quest'ultima c'è la possibilità di vivere esperienze esclusive, accedere a soggiorni speciali nelle strutture ricettive migliori, creare tour personalizzati, scoprire prodotti tipici e partecipare ad eventi nazionali ed internazionali organizzati in Puglia. La fase del sogno è la fase iniziale del viaggio e avviene spesso su internet o attraverso questi NFT, queste cose un po' particolari che probabilmente chi ci segue da casa si fa spiegare dai propri figli, ma sono cose davvero interessanti e intriganti, e io ringrazio per l'invito perché Puglia Promozione segue con attenzione ogni forma di promozione della Puglia, fisica e virtuale. I TOMS sono degli oggetti digitali, rappresentano nel nostro immaginario i luoghi iconici, identitari e le eccellenze della Puglia, e abbiamo pensato a questo progetto che appunto è denominato i TOMS, che richiama tomato, no? in inglese. Abbiamo denominato questo progetto così perché diciamo il pomodoro ciliegino un po' nell'immaginario collettivo richiama la nostra storia. E torniamo in Basilicata per parlare di emergenza, ma questa volta che riguarda la sanità privata. Credo che oggi sia emerso chiaramente da parte di tutti che c'è una volontà per cercare di risolvere il problema. Adesso noi la prossima settimana faremo una riunione della task force per sviscerare e finalmente, mi auguro, arrivare a una soluzione conclusiva. La cosa più importante che si è emerso è che da parte della regione e da parte della parte contrapposta ci sia finalmente capito che il problema che si può risolvere è a favore dei cittadini. Questa è la cosa più importante. Un punto di partenza condiviso, quello trovato e fissato tra Regione Basilicata e rappresentanti del mondo della sanità lucana, che prevede l'istituzione di una task force che affronti e provi a risolvere in tempi celeri le criticità che investono il mondo della sanità lucana privata, criticità che conseguenzialmente ha determinato anche l'allungamento delle liste di attesa. I rappresentanti sindacali di categoria si dicono soddisfatti dell'incontro con i componenti del Consiglio e della Giunta, anche se precisano che si tratta solamente dell'inizio di un percorso. È chiaro che è una tappa che noi vogliamo reputare in buona fede come un auspicio a risolverlo in tempi stretti, ma non possiamo dire che il problema oggi sia stato risolto. Oggi abbiamo iniziato un percorso che ovviamente ci auspichiamo di arrivare ad una soluzione finale. Essere già stati ascoltati, auditi dopo questa bellissima manifestazione di tanti lavoratori che sono accorsi qui davanti alla regione, per noi è una grande soddisfazione. Dopo giorni di code chilometriche viene sbloccato lo svincolo che permette l'accesso a Taranto del ponte Punta Penna. È stato riaperto parzialmente al traffico lo svincolo Taranto Centro del ponte Punta Penna a Taranto.
Dopo giorni di code chilometriche, dunque, i tarantini possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma su questa infrastruttura viaria, una delle più importanti della città, si continua ad operare. L'ANAS, che è titolare e responsabile di quei lavori, non aveva obbligo di comunicazione rispetto al loro avvio, ma l'auspicio comunicato dal sindaco Rinaldo Melucci alla società è che per il futuro ci sia maggior condivisione, in modo da poter predisporre per tempo le necessarie contromisure ai disagi per la viabilità. Avevamo già riscontrato questa assenza di confronto, fa notare il primo cittadino. 20 giorni fa il comune infatti aveva scritto ad ANAS per altri lavori, ma senza ricevere risposta. Di queste ore invece il contatto telefonico con i vertici regionali della società e così la riapertura dello svincolo. Ed ora parliamo della settimana della mobilità sostenibile a Taranto. Fino al prossimo 22 settembre si terrà a Taranto la Settimana Europea della Mobilità, un'occasione per discutere di sviluppo e sostenibilità nei trasporti. Sono temi attuali per la città ionica. Il programma e i protagonisti dell'edizione di Taranto della Settimana Europea della Mobilità sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, alla quale tra gli altri ha partecipato anche l'assessore ai lavori pubblici alla mobilità sostenibile del Comune di Taranto, Mattia Giorno. Noi crediamo che il futuro della mobilità non possa che passare dalla sostenibilità. E in questo senso il Comune di Taranto ha lavorato anche nello scorso mandato approvando il PUMS e recependo i finanziamenti che sono serviti per innovare il parco mezzi di Chima Mobilità, per realizzare le BRT, per realizzare le piste ciclabili. Tra i presenti anche il dirigente scolastico dell'Istituto Pacinotti di Taranto, Vito Giuseppe Leopardo, perché la scuola tarantina è coinvolta nel progetto. L'Istituto Pacinotti è a capo di una rete di istituti che lavorano per un progetto di Smart City, coinvolgendo ovviamente anche gli studenti in collaborazione con l'amministrazione comunale. Intanto il presidente di Chima Mobilità, Alfredo Spalluto, annuncia viaggi gratis a bordo dei bus urbani. Noi, per incentivare l'uso degli autobus, come Chima Mobilità offriamo gratuitamente per sabato e domenica ai passeggeri il viaggio gratis. In pratica sugli autobus non si pagherà né sabato né domenica di questa settimana. E a Francavilla Fontana, sporto ma anche trasporti al centro delle iniziative della mobilità sostenibile. Sport, basket, bici, corsa, anche danza, bus a chiamata, associazioni, cittadini. La settimana europea della mobilità sostenibile coinvolge ancora una volta Francavilla Fontana per una serie di eventi che richiamano ad un modo diverso di concepire gli spostamenti e più in generale la vita delle persone e gli spazi del centro abitato. L'appuntamento della settimana della mobilità sostenibile è ormai un appuntamento fisso per questa città, è un'occasione per sperimentare, per cercare appunto nuove soluzioni. Quest'anno abbiamo dato un taglio molto pratico. Credo che ormai la cittadinanza sia pronta a questo passaggio. Grande spazio nella presentazione di Castello Imperiali al ruolo delle associazioni cittadine in primo piano, gli Urban Runner, che proprio domenica prossima daranno vita all'edizione 2022 dell'Imperial Run. Il mondo dello sport francavillese quindi ha deciso di lanciare una serie di messaggi durante tutta la settimana europea per la mobilità sostenibile dal 16 al 22, proponendo dei piccoli spot di attività sportiva che saranno anche itineranti all'interno del centro di Francavilla per promuovere appunto un stile di vita sano. Francavilla, insomma, rivendica il ruolo di capofila in un progetto ampio, vasto, complesso, eppure sostenibile, attuabile, con l'aiuto di tutti. E stop ai mezzi di trasporti in Basilicata. Anche a Potenza e Matera, mezzi pubblici fermi per via dello sciopero pieno di 8 ore degli autoferrotranvieri. Nel capoluogo lucano, bus e scale mobile ferme dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30 di questa sera. A Matera il trasporto pubblico urbano si è fermato invece dalle 10 alle 12 e dalle 16.20 alle 22.20. La sicurezza al centro della protesta, con la richiesta rivolta direttamente al governo nazionale di porre un daspo all'utilizzo dei mezzi pubblici a chi ha atteggiamenti violenti, così come già fatto per gli stadi e per i locali pubblici. Fit CGL e Fit CISL hanno espresso le loro preoccupazioni ed avanzato le loro richieste davanti alla provincia di Potenza in piazza Mario Pagano. Oggi noi effettuiamo questa azione di protesta in solidarietà con tutto il comparto nazionale, anche perché in Basilicata sono avvenuti nel settore ferroviario delle aggressioni. Questa situazione, questa soluzione è una soluzione che noi chiediamo al governo immediata, però è chiaro che bisogna rivedere anche una questione, diciamo,
di formazione culturale dei ragazzi, perché non è possibile devastare mezzi e aggredire dei lavoratori che svolgono il loro servizio, il loro lavoro. Noi crediamo che il settore abbia bisogno di attenzione, che abbia bisogno anche di un DASPO dei trasporti, come è successo per i locali pubblici o per lo stadio. Ed ora Puglia in rete, la presentazione di un interessante progetto. Valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale passando non solo per musei, monumenti ed opere d'arte, ma anche attraverso la conoscenza di aspetti storico-culturali, tradizionali, religiosi, artigianali e gastronomici, coinvolgendo associazioni ed istituzioni scolastiche, come realizzando una piattaforma interattiva e digitale da rendere fruibili non solo ai turisti, ma anche agli stessi cittadini. Questo il proposito del progetto Puglia in Rete, storia di una piattaforma web georeferenziata con app bilingue in italiano ed inglese. Il bando di gara, indetto dal segretariato regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, è di quasi 2 milioni e mezzo di euro. La presentazione dello stesso è avvenuta a Bari. Abbiamo pensato a come ci sarebbe piaciuto che il nostro patrimonio ci venisse raccontato e quindi ci siamo messi nei panni, diciamo, di quello che sarà il fruitore. E questo è stato pensato proprio con un'applicazione, una piattaforma interattiva e di coinvolgimento, partendo da dei percorsi, delle narrazioni, che sono soltanto sono tante, ma anche di stimolo, e diciamo ampliabili e malleabili a seconda di quelle che sono le emozioni e quello che il visitatore proverà facendo questo volo nella regione attraverso questi grandi temi. Ed ora un'immersione nel sottosuolo a 90 metri di profondità alla scoperta di bellezze naturali. Uno tra i primi gruppi speleologi nati in Italia, fondato nel 1968 e oggi protagonista della speleologia regionale e nazionale, con attività esplorative e spedizioni internazionali. Il gruppo Grotte Grottaglie offre la possibilità di godere del territorio alla scoperta di posti misteriosi ed affascinanti. È un mondo affascinante e misterioso, e quindi automaticamente l'attrazione verso il mondo ipogeo nasce dalla volontà di scoprirlo, di esplorare queste zone non illuminate, normalmente non illuminate, e noi speleologi appunto ci immergiamo in questo buio antico per scoprirlo. La sede del gruppo, l'Eremo Santa Maria in Campitelli, racconta in realtà la storia di uomini e donne che più di 30 anni fa hanno creduto nella natura, nella scoperta del territorio. Ci chiamavano amministrazione perché questo era un posto dove era un ricettacolo di immondizie. Tutti buttavano immondizie dalla strada, dai palazzi. Abbiamo dato lustro a questo luogo dove il gruppo Grotte Grottaglie, con tutti i suoi ragazzi, effettivamente io essendo presidente del gruppo Grotte fino a 10 anni fa, adesso ho rimarcato i giovani, perché i giovani devono andare avanti nel gruppo. Io sono un po' obsoleto, nel senso, come età. Siamo uno dei gruppi più longevi della Puglia e anche del territorio. Andiamo giù insieme a loro a 90 metri di profondità, scopriamo la bellezza e la magia del sottosuolo, impariamo che una volta giù si spengono le torce che ci hanno accompagnato durante la discesa, qualche minuto, forse lunghi secondi, ciascuno nel proprio silenzio. Silenzio, al buio, ci si rasserena nella grotta, ci si riconcilia con il mondo esterno. Bel servizio della collega Fanny Giulio, ed ora parliamo di ruote nella storia presente a Gioia Federiciana, una tappa pugliese del raduno nazionale che coniuga praticamente la passione per le auto d'epoca con quella che è la valorizzazione dei più suggestivi borghi d'Italia. Ruote nella storia torna a fare tappa in Puglia, il raduno nazionale dedicato ai cultori e possessori di auto d'epoca promosso da ACI Storico toccherà nuovamente il tacco dello stivale con la tappa dal titolo Gioia Federiciana, organizzata dall'Automobile Club Bari Bapt e Club ACI Storico Targa Puglia, per questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre a Gioia del Colle. Ad ospitare l'appuntamento, che fin dalla sua prima edizione coniuga la passione per le quattro ruote storiche con la valorizzazione dei borghi italiani
italiani più suggestivi sarà proprio Gioia del Colle, situata a metà strada tra la costa adriatica e quella ionica e tra le città di Bari, Taranto e Matera. Ad aprire la 2 giorni una tavola rotonda sul tema sicurezza e prevenzione della incidentalità stradale. A seguire, domenica 18, le auto d'epoca partiranno in corteo per visitare i luoghi più caratteristici del territorio, in particolare il parco archeologico di Monte Sannace. Il percorso avrà una lunghezza complessiva di 20 km su strade aperte al traffico. Riteniamo che la sicurezza stradale sia un tema costante che interessa tutti gli utenti della strada. Sicuramente c'è un miglioramento dal punto di vista della sinistrosità grazie ai nuovi mezzi e alle strutture, ai nuovi mezzi moderni che hanno dei sistemi di sicurezza che evitano alcuni incidenti. Purtroppo continuiamo a insistere su alcuni cattivi atteggiamenti, tipo l'uso del telefonino o diciamo l'uso dell'alcol in alcune situazioni. Ospitare l'ACI di Bari, l'ACI nazionale, l'ACI regionale a Gioia del Colle è per l'amministrazione di Gioia un motivo di orgoglio e di vanto. Ed ora una breve pausa, torneremo nuovamente con la rassegna stampa. Intanto vi auguro buona giornata.